La cronaca giudiziaria, perché ci colleghiamo in diretta con il collega Luca Pompei, che segue per noi la redazione social e che oggi ha seguito gli interrogatori ai due presunti aggressori di Cetteo Di Mascio, il responsabile tecnico del settore giovanile del Teramo, che è stato aggredito nel mese di maggio. Corretto, Luca, buongiorno. Sì, Marina, grazie del collegamento. Siamo qui davanti al Tribunale di Teramo dove questa mattina si sono svolti gli interrogatori di garanzia ai due presunti aggressori di Cetteo Di Mascio, l'ex tecnico del Giovanile del Teramo, sorpreso nel suo ufficio il maggio scorso da un uomo picchiato selvaggiamente, tanto da doversi sottoporre anche a un intervento chirurgico. Sono stati individuati ai posti domiciliari due presunti aggressori. Siamo con il loro avvocato Gianfranco Di Marcello. Iniziamo subito con il dire che questa mattina davanti al giudice si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, giusto, avvocato? Sì, i miei assistiti sono avvalsi a volte a non rispondere, in quanto praticamente dobbiamo valutare ancora le fonti di prova, insomma, a loro carico, che comunque non sono poi così pregnanti, e quindi diciamo c'è da lavorare da parte della difesa, perché ci sono delle garanzie difensive che dobbiamo rispettare, poiché praticamente comunque la difesa tenterà di comunque contrastare, insomma, le accuse che vengono mosse a questi due ragazzi. Anche perché dal punto di vista vostro ovviamente si presume l'innocenza. Beh certo, quello è poi un diritto delle persone, comunque un principio giuridico. Tra l'altro non sono poi così pregnanti queste fonti di prova come magari sono stati individuati questi due ragazzi, ma comunque insomma adesso ci sarà sicuramente da lavorare e sono due ragazzi che comunque sia, rispetto a quello che dicono i giornali, non sono assolutamente persone di un certo tipo, ma sono due bravi ragazzi di cui uno comunque lavora, quindi mi sembra che non ci sono tutti i presupposti per difendere bene sia l'uno che l'altro. E ovviamente non farete richieste di attenuazione delle misure cautelari o attenderete di valutare le fonti di prova? Beh, sicuramente prima valuteremo le fonti di prova e poi vedremo se praticamente fare un'istanza deliberata. Sicuramente verranno fatte perché penso che le misure che sono state applicate siano anche troppo rigide rispetto proprio a, diciamo, i primi elementi che noi abbiamo. Quindi chiaramente poi successivamente faremo anche istanze di questo tipo. La ringrazio, avvocato. Grazie a te, buona Dunque, giornata. questa è la situazione qui dal Tribunale di Teramo. Marina, ti restituisco la linea. Grazie.